3 più 2, 4 più 4, affitto transitorio, affitto turistico. Credevi che andare in affitto fosse più semplice, vero? Oggi molti decidono di andare in affitto per sentirsi più liberi. Ma cos'è tecnicamente un contratto d'affitto o, più propriamente, un contratto di locazione? Il contratto di locazione è un accordo tra le parti, solitamente registrato all'Agenzia delle Entrate, su cui sono indicati il prezzo per l'affitto mensile, la data di inizio e di fine contratto, gli obblighi del locatore, cioè del proprietario, e del conduttore, cioè dell'inquilino, e i tempi e modi per la disdetta. Possono esserci di vario tipo, come i contratti a canone concordato o a canone agevolato, o 3 più 2, della durata di 3 anni più 2 anni. Oppure a canone libero, della durata di 4 anni più 4 anni, oppure transitori, con una durata massima di 18 mesi, o turistici, con una durata massima di 30 giorni, oppure per studenti o per lavoratori fuori sede. Spesso sono definiti da accordi territoriali, oltre che da leggi nazionali. Perciò vanno redatti da chi è del settore, come associazioni o commercialisti, o agenti immobiliari. In base alla loro tipologia possono avere una tassazione agevolata o standard, oppure anche agevolazioni sull'IMU locale. Bisogna prestare molta attenzione quando si compilano e si registrano, perché eventuali errori possono portare a multe anche salate. E tu? Che contratto hai? Hai mai riletto il tuo contratto d'affitto? Scrivimi i tuoi dubbi e li affronteremo assieme. Ci vediamo nel prossimo video!